Ti aspetti il Cosenza e invece ecco la regina. Ti aspetti la solidità silana e invece a far notizia la ritrovata compattezza del gruppo dello stretto. Giostra d'emozioni al San Vito Marula nel derby di Calabria tra rossoblù ed amaranto, numero 87. 4 gol, 2 per parte, un punto a testa. E rammarico formato gigante per i ragazzi di Zeman, vicinissimi al colpaccio di giornata, e al triplice fischio, costretti ad accontentarsi. Merito del Cosenza che non si è mai arreso, era successa la stessa cosa a Vibo la settimana scorsa. Piace il carattere silano, deve preoccupare invece l'approccio. Da film horror, lo sbaglio di Capitan Caccetta che regala di fatto il vantaggio a Coralli. L'uomo della provvidenza arriva allo stretto, sempre decisivo nelle partite che contano. Il Cobra segna 2 gol mettendo a nudo i problemi della squadra di De Angelis. Peccato però che anche la regina non gira alla perfezione in difesa, anzi Dorazio ringrazia e pareggia i conti per 2 volte. Alla vigilia almeno 9 tifosi amaranto su 10 avrebbero firmato per un punto in quel di Cosenza. Al triplice fischio gli stessi 9 su 10 avranno storto il muso. La X serve a galleggiare ma non a svoltare, tanto alla regina sempre imbischiata in zona playout, tanto al Cosenza ormai tallonato da vicino dalla fidelisandria. Alessio Buonpasso per la CNews 24.